Presidente, lei è la miglior testimonianza di come l'Europa è vicina a questi territori duramente colpiti dal sisma. L'Europa vuole essere vicina all'Italia in questo momento, così come lo è stata quando c'è stato il terremoto dell'Aquila, quando c'è stato il terremoto in Emilia-Romagna, in Lombardia e Veneto. È stata vicina anche concretamente, così lo sarà nei prossimi mesi quando arriveranno i contributi del Fondo di Solidarietà. Io credo che si potrà arrivare a 1 miliardo di euro, più si potrà aggiungere altrettanto utilizzando i fondi strutturali con uno strumento che mi auguro possa essere confermato, quello dell'utilizzo al 100% dei fondi strutturali senza bisogno di cofinanziamento. Poi ci sono 200 milioni di euro in aggiuntivi di fondi strutturali che ha messo la commissaria Cretu, e poi si potrà utilizzare, mi auguro, il piano Juncker con i fondi della Banca Europea degli Investimenti per puntare anche sullo sviluppo delle infrastrutture in quest'area. Presidente, lei ha dato anche degli spunti di riflessione molto importanti, ha invitato a far sistema, ha consigliato di fare dei migliori progetti per poter puntare appunto ad avere un aiuto reale dall'Europa, perché molto dipende anche da noi. Assolutamente, molto dipende da noi. Oltre ai soldi che arriveranno per il terremoto ci sono altri strumenti finanziari che l'Italia può utilizzare, che gli imprenditori italiani, che le realtà locali possono utilizzare. Io credo che questo sia un passo ulteriore da compiere e questa terra che ha sofferto tanto, utilizzando anche questi strumenti aggiuntivi, può puntare alla crescita della sua economia reale. In Gnoniera si continua a lavorare in una zona davvero che sembra martoriata perché il terremoto, la neve, insomma i blackout. Dobbiamo dire che questa volta la protezione civile è stata messa ancora una volta a dura prova, ma la risposta c'è stata. Qui conta davvero far sistema. Sì, assolutamente, ma del resto è una caratteristica della protezione civile italiana quella di essere un sistema dove ognuno ha un ruolo ben preciso e il risultato lo portiamo a casa se ognuno fa il proprio pezzettino. Devo dire che sono stati e sono ancora giornate particolari, ma questi 6 mesi sono stati 6 mesi difficili, più di 55.000 scosse, gli eventi nevosi, quindi il sistema è stato fortemente sotto stress. La risposta mi sembra che ci sia stata, con le criticità che ovviamente ci sono quando le situazioni sono così acute e importanti, però la cosa veramente fondamentale è che ci sia la voglia, come c'è nei territori, di ripartire. Dobbiamo uscire, a mio avviso, dalla logica dell'emergenza il prima possibile, perché se ripartiamo nella logica del motore, della ripresa, della fiducia, della prospettiva, della visione, allora si creerà anche un volano positivo. Questo credo che sia la cosa importante. Sindaco, intanto c'è stata l'apertura positiva della Protezione Civile sui sopralluoghi già fatti. Sì, abbiamo raggiunto anche questo risultato, oltre al raddoppio per le nostre imprese da 150.000 a 300.000 euro per le medie e piccole imprese nella partecipazione agli appalti per la ricostruzione del sisma. Abbiamo ottenuto la grande apertura dello Stato per evitare le case di legno, ma l'acquisizione invece del patrimonio immobiliare esistente antisismico a prezzi ovviamente moderati, che può essere poi destinato alla collettività come case popolari, e abbiamo ottenuto anche la commutazione delle nostre perizie fatte dai nostri tecnici, che sono qualche centinaio, appunto senza doverle ripetere, per le schede FAST, quindi per passare però immediatamente da parte dei privati, attraverso i loro tecnici, alla scheda AEDES, quindi alla progettazione e all'approvazione dei progetti, quindi alla fase di ricostruzione.